Diego Mingioni, non ti chiedo se quanta amarezza c'è dentro di te e nei tuoi ragazzi, perché dopo una gara incredibile, giocata bene come nell'ultimo periodo, raccogliete nulla. Che cosa ci dice questa gara? Note positive e poi note negative, che in pochi minuti avete sciupato tutto. Questa gara ci dice che innanzitutto è giusto che abbiamo perso, nel senso, Ti costa. mi duole troppo dirlo veramente, una partita mi fa rosicare tantissimo, sarà difficile da digerire, però è giusto che l'abbiamo persa, perché facendo una prestazione del genere, andando sopra 1-0, avendo tante palle per fare il raddoppio, per fare il 2, il 3-0, ci troviamo a perdere una partita subendo due gol. Io li ho appena rivisti dentro nello spogliatoio, li ho appena rivisti. Sono due gol di una squadra che evidentemente non è pronta ancora per vincere certe partite, di una squadra che probabilmente dà qualcosa per scontato. È una squadra che deve capire che per vincere questo tipo di partite deve collaborare 95 minuti l'uno con l'altro. Deve passarsi la palla per 95 minuti, deve difendere tutti insieme per 95 minuti. Quindi, se non lo facciamo, come è successo nei due gol che abbiamo preso, è giusto che perdiamo queste partite. Tra l'altro all'inizio del secondo tempo un po' lo diceva la tua squadra, ci stiamo abbassando troppo, quando invece 10 metri, 15 metri più avanti avete fatto tante belle cose anche nel primo tempo, in vantaggio. Sì, è un discorso di credere nelle cose in cui facciamo e di credere sul fatto che siamo forti, che siamo una squadra forte. E invece sono determinate situazioni di gioco oggi che sembrava quasi noi siamo la squadra scarsa e il Tempio è una squadra fortissima e quindi c'è questa sorta di riverenza, questa sorta di mi abbasso perché ho paura, che a me non piace e poi è l'origine di tutti i problemi che si sono visti oggi. Perché se io su una palla esterna mi abbasso di 10 metri in più del dovuto perché ho paura dell'attacco in profondità di Lemicheschi, di Basile, vuol dire che io non sono pronto per giocare queste partite. Perché ci vuole coraggio ed è l'unica soluzione avere coraggio e sono sicuro che avendo fatto quello che dovevamo fare avremmo vinto la partita e mi dispiace. Diego, volevo trovare una scusante, non è che questi risultati bellissimi in sequenza abbiano inconsciamente fatto fare un salto in testa ai tuoi giocatori, come dire, tanto la vinciamo lo stesso. Nì, perché la squadra, il gruppo è un gruppo bellissimo che si allena veramente bene. Forse, lo stavo commentando anche con Fede, il mio vice allenatore, che probabilmente il gol dell'1-0 subito ci ha fatto male, ci ha fatto probabilmente pensare che era facile, tra virgolette, ci ha fatto pensare che potevamo dare tante cose per scontato. E invece siamo tornati subito coi piedi per terra perché il Tempio è una grande squadra, è una squadra che ti azzanna nonostante le poche occasioni che ha avuto e quando ti azzanna poi non ti lascia andare e ti batte. Veramente mi dispiace, però penso che sia giusto, è una sconfitta che è difficile da digerire ma che è giusta ed è anche sana per il futuro. Diego, ci stiamo interrogando un po' dall'esterno, il Carbone che squadra è? Perché ovviamente inizialmente si pensava addirittura una delle candidate alla retrocessione diretta, poi sul campo già a partire dalla Coppa Italia e dalla gara col Budoni persa, ma meritavate almeno un punto, si è vista una squadra che regge il confronto. Oggi uno, se non conosce la classifica, può pensare che sia uno scontro al vertice. Che squadra è il Carbonia? Che obiettivo? L'obiettivo che abbiamo è quello di migliorarci quotidianamente, questa è la prima cosa. Noi dobbiamo pensare di essere ogni giorno, di cercare di portare in campo la migliore versione di noi stessi, di migliorare individualmente e di conseguenza anche come collettivo. Che obiettivo dal punto di vista della classifica? Vedendo la partita di oggi che abbiamo perso, penso che il Carbonia sarà una squadra che deve salvarsi e deve salvarsi e deve mettersi in testa che bisogna salvarsi. Perché mi duole dirlo, ripeto, però se perdi una partita del genere devi fare quel tipo di campionato o almeno
Per ora è giusto che tu pensi certo. a quel tipo di campionato. Magari oggi pensavamo ad uno scontro diretto per l'altra classifica, poi lo scontro diretto è quello di domenica a Ghilarza. Esatto, quindi torniamo con i piedi per terra e prepariamo la partita di sabato col Ghilarza, che è una squadra che in casa ci fa sempre soffrire sette camicie. E con umiltà riprendiamo la volare e a pedalare. Grazie Diego, complimenti.